Siamo in Campania, in un territorio verde che caratterizza un po' tutta l'Irpinia, ma ci troviamo anche a poco più di 10 km da Benevento. Eccoci a Petruro Irpino, attivissimo paese nella provincia di Avellino. Ho visto gli occhi tuoi quando scende la bellezza in fondo al cuore. Come vorrei. Con un territorio di oltre 3.000 metri quadrati, a 500 metri sul livello del mare, Petruro fa capolino anche alla Valle del Sannio, ricca di boschi e prodotti del sottosuolo. Il piccolo e sorridente paese conta circa 400 abitanti, ma può vantare una storia quasi millenaria. Infatti, le sue origini risalgono all'anno 1240, quando era un casale di Montefusco e Federico II ordinava da Pescara i pagamenti a Gentile di Petruro, per lui e la sua squadra di 10 cavalieri, e a Pandolfo da Petruro, che era il capo di 3 cavalieri. È un comune alle province di Avellino, a 20 km da Avellino. È il comune più piccolo della provincia e niente, Petruro si erge su uno sperone, su una roccia di 500 metri sul livello del mare. E si affaccia sul fiume Sabato, è un ridente paese che porta bene i suoi 1000 più anni di storia. Facendo un salto di quasi 600 anni, possiamo citare il pensiero che scrisse il fisico Bonaventura Troisi nel 1807. Petruro, chi parla diventa pietra. Negli ultimi anni del XX secolo, il professor Francesco Troisi riprende la citazione aggiungendo: «E tra le pietre, come per miracolo, fioriscono le messi, si innalza il vitigno e gli uomini, con la loro intelligenza, riconoscono il Dio». Passeggiando tra le vie e ripercorrendo gli antichi percorsi storici dei cavalieri, troviamo la chiesa di San Bartolomeo Apostolo, consacrata dal cardinale Orsini nel 1694. Dalla descrizione del 1722 risulta la presenza di 3 altari, oltre all'esistenza di un reliquiario, un autentico privilegio. I can't take the pain any longer.
L'arcivescovo Agostino Mancinelli nel 1940 descriveva: vi è una cappella in Contrada Lago appartenente alla chiesa parrocchiale di Petruro. Essa, dedicata alla Madonna di Montevergine, ben messa, costruita alla fine dell'Ottocento per devozione di alcune famiglie. La ritroviamo così come una volta umile dimora di preghiera e aggregazione. Ogni petrurese che si incrocia sulle strade del centro porta seco un po' di storia da raccontare, da riscoprire e da vivere. È come se ogni singolo abitante di questo gentile borgo sia una guida pronta a tutto per farci portare a casa ogni singola sensazione, ogni modo possibile di emozione. Il cibo sa emozionare, specialmente se preparato con cura e inventiva dalle meravigliose donne del posto. Siamo con Anna Federici, esperta del territorio, degli